Grazie Presidente, buonasera a tutti, a questo splendido pubblico, il mio saluto e un grazie a tutti voi, protagonisti di una pagina di storia dello sport della nostra città. E questo è il risultato di molti anni di impegno della Pallavolo di Monza, una società che tra le prime della provincia di Treviso ha creduto in questa disciplina. L'impegno dell'amministrazione è quello di valutare insieme gli interventi più idonei a questo impianto, al fine di poi poter realizzare un sogno come avete realizzato un sogno. Grazie, grazie a tutti voi. Paolo Bello, presidente di Pallavolo Monza, 6 anni di sacrifici, ma ne vale la pena. Certamente, guarda, è una soddisfazione, come ho detto l'altra volta al telefono contro 15 giorni fa, è una soddisfazione che è dire enorme e dir poco. Quindi è il sacrificio di 6 anni che viene gratificato oggi. Se qualcuno ti avesse detto che il 25 aprile festeggiavi la A2, come avresti risposto? Ma diciamo che non ci avrei creduto, in effetti non ero presente e pensavo di arrivare a questa giornata qui a festeggiare, però festeggiarla 2 partite in anticipo è una grossa soddisfazione. Sembra retorico dirlo, ma quando è che ci avete creduto fino in fondo? Ma sai, se devo dire la verità, io ci ho creduto fin dall'inizio a ottenere questo risultato, e se ricordiamo le prime interviste che abbiamo fatto e che l'altro giorno sono ricomparse, era un obiettivo che ci eravamo posti. E diciamo che la consapevolezza è avvenuta giù quando abbiamo giocato a Grotta Azzolina, che è stata la partita un pochino che determinava un punto di svolta. Poi diciamo che il fatto che anche Montecchio avesse perso un paio di partite ci ha veramente favorito. Prata ai playoff, sarebbe tanto se arrivasse nei 2 anche Prata, una bella trasferta un po' corta. Beh, questo sarebbe bello e glielo auguro al Prata, anche perché arrivare dove sono arrivati loro dopo una promozione in B2, quindi il primo anno in B1, è già un ottimissimo risultato. Me lo auguro veramente che anche loro arrivino in A2. Sei arrivato a Motta da spettatore, hai fatto 3 anni da protagonista, hai sfiorato una Coppa Italia, hai sfiorato un campionato e quest'anno sei arrivato in A2. Vero, una grandissima soddisfazione, anche perché maturata negli anni, coscienti delle difficoltà di portare una squadra nell'Olimpo della pallavolo, una grande, grande soddisfazione. Quando è che avete cominciato a crederci? Ah, devo essere onesto, ci abbiamo creduto da subito e secondo me questo è stato il segreto. Anche nelle grandi difficoltà, perché ci sono state grandi difficoltà nella parte iniziale del campionato, abbiamo continuato a crederci e grazie all'enorme lavoro del primo allenatore, che è veramente un allenatore molto in gamba, sopportando fatiche, dolori, stress anche emotivi, abbiamo portato avanti il risultato e secondo me è un obiettivo meritato. In tribuna c'era anche Enrico Cester, che gioca a Ravenna, ha detto un grande obiettivo, lui è partito da qui qualche anno fa, un grande obiettivo per una società e una città che merita questo. Certo, se ci guardavamo indietro 6 anni fa, nessuno avrebbe potuto sperare un risultato così lungo e così nel breve, ricordiamo, perché sono 3 salti di categoria e vincere un campionato non è mai una cosa scontata, è un grandissimo risultato secondo me. Cosa farà da lunedì Federico Orsatti? Da lunedì ci riposiamo, perché la stagione è stata molto ma molto impegnativa, come deve essere una stagione che poi porta un frutto così importante. Alessandro Cavezzani, direttore sportivo di questa banda di pazzi scatenati, quando è che ci avete creduto? Da settembre ci abbiamo creduto, sono pazzi scatenati e quindi abbiamo sofferto un po' quest'anno, però il gruppo era già forte, doveva solo trovare l'amalgama e poi da Natale, quando abbiamo iniziato a sistemare un po' gli infortuni, siamo venuti fuori insomma. Il 3-0 di Prata quanto può aver inciso sulla testa dei giocatori? Ma un po' è inciso, però venivamo da una settimana molto strana in cui avevamo parecchie persone fuori, ci siamo allenati poco e male e quindi lo avevo un po' messo in preventivo quel 3-0. L'anno prossimo giocherete ancora qui?
Di sicuro giocheremo ancora a Motta, adesso speriamo di riuscire a sistemare il tutto per presentarci ai nastri di partenza, insomma. Grazie. Giovanni Piaser, vicepresidente regionale della FIPAV del Veneto. Tu sei uno di quelli che quando è nata la prima squadra era in maglietta e pantaloncini, che effetto fa? Beh, sicuramente trovarmi 46 anni dopo, perché 46 anni fa abbiamo iniziato, giocavamo in patronato a pallavolo, un gruppo di amici. Io sono quello che è rimasto in qualche maniera per 46 anni sempre legato a questa società. Oggi ho sicuramente un ruolo anche diverso dal punto di vista federale. L'essere vicepresidente del Veneto è un orgoglio per me, ma il fatto di essere partito da questa società è sicuramente stato importante, e il fatto che questa società sia arrivata in Serie A è altrettanto importante, cioè vuol dire che a Motta chi segue la pallavolo, dal presidente a tutti quelli che ci stanno attorno, lo fanno con cuore e con passione. Credo che la cosa più importante adesso sia guardare avanti, e per guardare avanti bisogna guardare anche il passato. Mi permetto di dire questo, nel senso che è una società che ha sempre fatto della sua presenza sul territorio uno degli elementi più importanti, deve continuare così, che forse dal territorio trova giustamente le risorse e le possibilità per fare un'esperienza in Serie A, perché lo merita. Notizia di ieri, i tifosi sono mossi per l'azionariato popolare. Tutto fa bene, diciamo, da questo punto di vista. L'importante è che sia strutturato in maniera adeguata, tante gocce riempiono il vaso e quindi è importante anche questo. Vuol dire che c'è anche non solo un aspetto economico alla fine, ma anche di attaccamento alla società e ai colori. Ne abbiamo parlato e riparlato mille volte, quante possibilità ha la Pallavolo Motta di giocare in A2 qui al Palagrassato? Beh, per la federazione, anche se non sono io a decidere, ma sicuramente le possibilità ci sono, e credo anche non sia necessario fare grandi cose, dare la possibilità a un primo anno, se la società riesce ad attrezzarsi in modo tale, dare la possibilità alla società di giocare in casa, credo sia un impegno anche della federazione.